infatti vedete nello stesso senso, e partono tutti e due su asfalto, quindi nessuno dei due. La macchina sinistra, che è quella di Cancun, deve affrontare però una curva più stretta, perché vedete che si è portata al centro della pista. Quindi adesso sono tutti e due su terra e assolutamente non si può vedere ancora chi è in vantaggio. Comunque si può vedere appunto dall'immagine che Cancun ha fatto un salto veramente incredibile. Vede Mickey dall'esterno e la sua guida non è niente da invidiare chiaramente a quella di Cancun. Sono due grandissimi campioni e tutti e due molto spettacolari, perché anche Mickey, nonostante sia un pilota latino, ha un tipo di guida molto irruento, molto spettacolare alla nordica, se vogliamo così dare una definizione. Ecco, Cancun è in leggero vantaggio, però insomma non è una cosa che possa determinare molto anche rispetto poi tutto il resto della corsa, perché queste sono solo tempi di qualificazione, credo, no? Sì, infatti, Mario. Erano 89 centesimi di secondo a vantaggio di Cancun. Comunque adesso si tratta di vedere per somma di tempi, sono 7 i concorrenti partecipanti a queste qualificazioni del Memorial Bettega per le 4 ruote motrici. Ci saranno poi in gara, le vedrete poi stasera nel corso della rubrica Notte Sport su Rai 2. Dicevamo, sono in gara anche i piloti con le vetture a due ruote motrici. Vai. Ecco, Cancun credo che stia effettuando, abbia questo leggero vantaggio, perché sta guidando in questo momento un po' più pulito di Mickey. Mickey aveva fatto il primo giro molto molto scomposto, quindi aveva perso qualche decimo e che ancora gli ha mantenuto, però direi che rispetto al giro prima non ha perso molto. Lo stesso, mi sembra che lo stesso svantaggio che aveva al primo giro, perché si effettuano su tre giri, su due giri credo, Mario, perché ha fatto 1,59 e adesso fanno il terzo giro. Appunto su tre giri totali, le qualificazioni, sì, su tre, mentre sì, la gara è su due, su due, due con due più due con cambio di punto di partenza. Quindi credo che non abbia perso testa coda. Testa coda di Biasion, sì. Lo vediamo nelle immagini mentre sta cercando di ripartire. Non solo testa coda, credo che abbia un danno anche alla macchina.